mercato? Allora, Apri un Gas in 5 mosse è un progetto per stimolare e incentivare l'apertura di nuovi gruppi d'acquisto solidale. Abbiamo trovato 5 mosse che possono essere, diciamo, utili per poter arrivare a questo, all'apertura appunto di nuovi gruppi. La prima mossa è coinvolgi altre persone, ovviamente basta essere un gruppo di persone, di famiglie, all'interno della parrocchia, tra i colleghi, all'interno di un'associazione, per poter iniziare, che abbiano voglia di iniziare questa avventura. Si fa un incontro per far capire un po' la filosofia dei gas, addirittura qui c'è un documento che parla un po' di come funziona un gruppo d'acquisto solidale, un libro di riferimento ed eventuali siti di riferimento, ed è già fatta la seconda mossa. La terza mossa è decidere da che cosa, quali prodotti scegliere, cosa iniziare ad acquistare, ed è anche disponibile una lista in PDF con alcuni produttori e i contatti appunto dei vari produttori. Dopo ci si divide i compiti, perché all'interno del gas ci sono i cosiddetti referenti che gestiscono i vari produttori, e il gas è già pronto. È chiaro che si ha bisogno di altri gruppi d'acquisto solidale del territorio per poter spiegare determinate cose, ad esempio come si gestisce un ordine, come funziona la distribuzione, i pagamenti, se si risparmia, e quindi i gasisti del territorio possono dare una mano a far nascere nuovi gas. Quindi chiamate i gasisti del vostro territorio per avere delle informazioni utili. E poi dopo si parte col primo ordine. Il primo ordine, noi andiamo a trovare i produttori, quindi è molto importante la visita del produttore. Si decide il prezzo giusto, è fondamentale che venga deciso il prezzo giusto, che sia il prezzo che dà la dignità al produttore nel suo lavoro. E si fa un ordine tramite una piattaforma informatica che si chiama iGruppi, che è una piattaforma informatica specifica per i gruppi d'acquisto solidale, e poi dopo si gestisce la distribuzione, perché la roba, la merce arriva a casa di uno dei gasisti, di un referente, e poi dopo viene distribuita tra i vari gasisti dello stesso gruppo. E quindi si è fatto il primo ordine, poi dopo dal primo ordine dopo ne nascono tanti altri. La cosa bella è che i gruppi d'acquisto solidale non sono soltanto legati all'acquisto, ma fanno tante altre cose più ampie, che vanno oltre l'acquisto, per cercare di, grazie a dei progetti che i gasisti appunto mettono in campo, di creare delle cose belle per la comunità, di benessere per tutta la comunità. Quindi non è soltanto un acquisto solidale, ma si va oltre, ad esempio abbigliamento solidale, acquisto di terreni per poter coltivare agricoltura biologica, ristoranti solidali e biologici, eccetera eccetera. Quindi alla fine non è soltanto l'acquisto. Quindi le mosse sono 5 più una, che è quella del continuate così. Grazie mille.